Buonasera a tutti. Allora, la partita di Verona è una partita, forse la partita più delicata di questo ciclo, per tanti motivi. Il primo, per vedere se abbiamo imboccato una strada diversa, nel senso troppo spesso abbiamo costruito anche situazioni di classifica interessanti e poi siamo mancati nel momento di doverla consolidare. In secondo luogo perché appunto una buona prestazione, una vittoria a Verona, che forse è l'impegno più difficile che abbiamo da qua alla fine, diciamo ci permette di confermare il primo posto in classifica, quello che abbiamo fatto di buono giovedì. Un terzo motivo è perché Verona in questo momento è squadra, insieme a Treviso, la squadra più in forma che c'è nel campionato. Giocano veramente bene e vengono da 7 vittorie su 8 partite, 8 su 9. E hanno battuto in casa Udine, hanno battuto in casa Trieste, hanno vinto con larghissimo margine a Montegranaro, hanno battuto Iesi, per cui sono in un periodo di grandissima forma, condizione e fiducia. E partita delicata anche per il fatto che dopo la battaglia di giovedì, in sole 48 ore, dobbiamo recuperare le energie per farne un'altra, le energie fisiche, ma anche e soprattutto le energie mentali. E quindi questo qui è un bel banco di prova rispetto alla prestazione che metteremo a Verona. Poco tempo per preparare la partita contro una squadra che gioca bene e che fa tante cose. Una squadra che forse, vedendola nel roster, sembra un po' di livello più basso rispetto alle prime, però in un sistema molto ben organizzato da Coach Dal Monte tutti quanti riescono a produrre e a dare qualcosa alla causa attorno ai due americani che sono Green e Jones, sono due buoni americani, sicuramente i principali terminali offensivi, quelli che giocano più possessi, ma dietro stanno venendo fuori da Poletto, ad Amato, a Palermo, ci sono tanti giocatori che possono fare canestro. E quindi una sfida delicata, dobbiamo secondo me giocare un po' meglio di come abbiamo giocato con Trieste e anche noi confermare un po' di crescita rispetto alle ultime partite, dove peraltro si è visto sempre qualcosa di meglio, per cui siamo anche fiduciosi da questo punto di vista, però dobbiamo pensare che per vincere a Verona dobbiamo giocare meglio di quanto abbiamo fatto nelle ultime partite. E Verona fa tantissime cose, c'è un'organizzazione molto complessa, sia offensiva che difensiva, una squadra bella atletica, fanno anche difesa zona, fanno cose particolari in difesa, raddoppi sul post basso, cose anche diverse da quelle che siamo abituati a vedere. Sarà importante anche quanto riusciremo ad adattarci con pochissime informazioni date in due giorni, come riusciremo ad adattarci alle varie situazioni nell'arco della partita. È una partita molto difficile, forse più difficile per certi versi che quella con Trieste. Voi praticamente dall'inizio dell'anno state, diciamo così, puntando sul fatto che vi manchi la continuità, però il fatto che siate in un posto, diciamo, qualcosa forse di meglio di come magari non siate, forse il fatto è questo, che Trieste ne ha vinte 11 di fila, poi adesso una serie o una no. Treviso, male prima. Voi tutto sommato 4-1, 3-1, cioè alla fine siete meno discontinui di quanto non vi autoraccontiamo. È in parte anche vero. Diciamo che il nostro campionato fino adesso è stato. Siamo sempre molto critici, vogliamo anche sempre fare qualcosa di meglio e qualcosa di più. Il nostro non è stato un brutto campionato, è stato un campionato dove forse è mancato il colpo e l'accelerazione. Però, a un certo punto non c'è mai stato il, diciamo così, no, non c'è mai stato un blackout lungo o altro, e questo è vero, e pecchiamo un po' in continuità, ma questa è una cosa che lavorando in palestra si metterà a posto
E quello che ci è mancato, secondo me, nel momento, in dei momenti chiave un po' della stagione, come può essere anche questo, ci è mancato il colpo e l'accelerazione. E questa di Verona è un'occasione, in questo senso, che dobbiamo vivere come un'occasione per riuscire a fare il primo colpo importante fuori. In realtà noi abbiamo cominciato la stagione col colpo a Udine, poi dopo ci siamo un pochettino arenati su questa cosa. Per cui la partita di Verona da questo punto di vista è l'occasione di riuscire a fare un colpo, un'accelerazione molto importante, perché dopo, insomma, il calendario quando ci si avvicina non è, alla fine non è mai facile perché tutti hanno bisogno di punti, però diciamo che altre squadre hanno un calendario più difficile del nostro. Adesso che siete primi in classifica, viene il bello o viene il difficile? A tutte e due. Adesso si arriva alla fine e anche trasferte come quelle di Bergamo, come quelle di Roseto, non saranno trasferte scontate perché possono essere partite dove loro si giocano la salvezza o la retrocessione. Comunque, una squadra che ha delle ambizioni deve avere anche la personalità, il carattere di imporsi in campi del genere, in condizioni difficili. Gli altri scontri diretti, tranne Ravenna, abbiamo Treviso in casa, abbiamo Montegranaro in casa, per cui rispetto, per esempio, Trieste ha molte più trasferte insidiose, deve andare a Treviso, deve andare a Montegranaro, e per cui c'è la possibilità in questo finale di poter fare qualcosa in più delle altre. È chiaro che però riesci a farle se appunto riesci a trovare questa continuità e non perdi occasioni come quella di domenica, che ripeto sarà una partita difficilissima, però è proprio una partita difficilissima in trasferta che in questo momento ci può far cambiare la marcia. E accelerazioni sul fronte mercato ci sono oppure in questo momento stanno andando bene le cose, quindi si può prendere più caldo? E in questo momento il mercato è, diciamo che è in attesa, stiamo monitorando tutto. Diciamo che non abbiamo fretta, nel senso che abbiamo ancora abbastanza tempo. Direi che qualcosa può, se dovessimo trovare o vedere qualcuno per cui diciamo questo è l'uomo giusto per noi, può essere come è stato per Rosselli, può essere che non ci facciamo scappare l'occasione, ma se non trovassimo un giocatore con questo identikit che ci serve, non affrettiamo i tempi sicuramente. McKennie, Romani, fisicamente intendo un rapporto Sta un po' migliore. meglio, però non ancora in condizioni ottimali, però magari qualcosina di più ce la potrà dare, speriamo, perché insomma. Abbiamo giocato l'altro ieri, giochiamo domani, cominciano ad essere partite vicine, c'è bisogno sempre di più della rosa lunga. Con amici avete parlato su questa risposta un po' Sì, ha in ritardo. parlato la società, io adesso non so dirvi precisamente in che termini, insomma, lui è consapevole di aver fatto una cosa che non doveva e speriamo che presto capisca che importa, che noi abbiamo bisogno che lui sia lucido in campo, soprattutto in partite importanti e soprattutto più avanti, quando le partite più che importanti saranno proprio decisive. Capita, detto per scherzo, di alzare la mattina, ti guardi allo specchio e dici: sono l'allenatore più bello che c'è, insomma. No. Sinceramente no. Tradotto in termini più concreti, stai vivendo un momento che forse non ti aspettavi, ecco, No, voglio dire, non, fare il supplente, però sì, molti no, complimenti, no, ecco. no, non mi aspettavo, ma siccome l'insidia è proprio dietro l'angolo, sono ancora tutto preso e concentrato, voglio vivere questa cosa qui tutta in un fiato e fare queste valutazioni magari alla fine. Perché no, sono contento di quello che sto facendo, mi sto anche divertendo e vorrei cercare, insomma, che questa cosa qui vada avanti, che non si fermi. Quindi andrai a staccare la spina. Sì, vado a staccare la spina quando rientra il coach e poi lì faccio tutte le valutazioni del caso. Per adesso sono ancora dentro, immerso in quello che c'è da fare. Te l'ho detto diversamente, magari.
un'esperienza tra il futuro da head coach, non necessariamente la fortitudo, ti sta venendo in mente in questo? Ma sì, ma un allenatore ce l'ha sempre in mente, poi devono capitarti tante situazioni, occasioni giuste, che siano occasioni vere. E io ho sempre detto che se avessi trovato una situazione di una panchina offerta di una società o di una squadra che crede che io possa essere il loro allenatore giusto, l'avrei sempre valutata con attenzione. Poi dopo se invece, come tante volte succede in queste occasioni, che ti prendono perché intanto non sanno chi dovrebbero prendere, però pensano che domani potrebbe arrivare un altro, allora questa roba qui non mi interessa, preferisco fare seriamente il mio lavoro dietro le quinte, che lo reputo ugualmente importante, ugualmente gratificante per me, e meno di visibilità, ma questo non significa che conti meno. A parte di questo, nelle mie pratiche mi sembra fatto che sia magari più schematico di Borizzoli, nel senso che i primi 5 minuti di un quarto gioca un quintetto, poi qualche cambio, il quarto successivo magari lo stesso quintetto, qualcosa di diverso. È una cosa tua personale, fa parte del modo di allenare, oppure è una decisione presa, come diceva anche Gandini, dopo Iesi, con le rotazioni accorciate, in accordo col coach? È un po' tutte e due, io ho sempre allenato così, ho sempre cercato un quintetto adatto alle varie situazioni, cercare un quintetto che produca, e praticamente cercare di farlo rendere per tutto quello che può rendere. Quando mi rendo conto che comincia a mancare qualcosa, magari comincio con delle rotazioni e vado a cercare altre cose. E io ho sempre allenato così le squadre, ovviamente a livelli più che altro giovanili, e con una rosa lunga è anche difficile, perché si rischia tante volte di lasciare qualcuno un po' di più in panchina di quello che meriterebbe il suo status, anche di far arrabbiare qualcuno, però io credo che alla fine dei conti bisogna dare l'occasione a tutti di dimostrare il proprio valore, quello che possono dare alla partita, però poi alla fine si gioca anche per cercare di vincere, per cui bisogna partire dal presupposto che se due giocatori dello stesso ruolo, uno in quella giornata sta facendo una gran partita e uno sta facendo una partita anche solo sufficiente, bisogna giocare per vincere, per cui giocherà sempre di più quello che sta rendendo. La domenica successiva può succedere il contrario, e questa è una cosa che i giocatori in una squadra così costituita devono riuscire ad accettare, perché altrimenti devono riuscire ad accettare, hanno la difficoltà in più di doversi far trovare sempre pronti, che è sicuramente una difficoltà, una cosa che va metabolizzata nel tempo, però non può essere diversamente da così, secondo me. Dalle rotazioni sempre Brian fuori? Sì, andiamo con la stessa squadra di giovedì. Ti fa piacere sapere che medico è che ti sei impegnato nel momento della partita, ma ci sono atleti che ti vengono a vedere quella squadra, ovviamente. Tipo non è calcio, la trasera sarà... Ma sì, ma mi ha fatto molto piacere, ieri era una partita di cartello, per cui era abbastanza normale che ci fosse il pubblico e il parterre delle grandi occasioni, era uno scontro al vertice e tutto quanto. Sì, ovviamente fa piacere, ma quel palazzo, il palazzo che abbiamo noi, cioè, ti regala emozioni ogni volta che ci entri, per cui insomma è bello sempre, ogni singola partita, ogni singola domenica. Grazie.